quindi un grosso applauso, un in bocca al lupo sul tracciato di casa.
Allora, Gianfranco, scommessa veramente per riportare le macchine sul mitico tracciato della Cellara Colle d'Ascione col primo slalom di Cellara, progetto partito un anno fa, oggi che si è concretizzato con un numero di partecipanti vicino agli 80 iscritti, giudizi unanimi del percorso e dell'allestimento dei piloti. È una grande soddisfazione per te, cosa ti senti di dire? Vabbè, voglio ringraziare innanzitutto tutti i piloti, ci hanno dato l'onore di venire a correre qua a Cellara e per me è una grande soddisfazione. Ci dobbiamo spostare che sta arrivando Scaramozzino. È una grande soddisfazione, il numero c'è, speriamo l'anno prossimo di essere ancora più numerosi. Ringrazio tutti veramente di cuore. Allora, intanto a nome di tutti i piloti ringrazio te e i tuoi amici, il tuo team, la tua figlia che è di fianco a te per aver riportato, per aver riportato le auto sul mitico tracciato di Cellara. Sì. Ti faccio i miei complimenti e ti aspettiamo la premiazione. Grazie. Dimmi! Ringrazio tutti, basta. Basta, ok. Sono di poche parole. Ciao e grazie di me. La classifica femminile che vince Emilia Covello, che è qui presente, che invitiamo a salire sul podio. C'è un premio offerto dalla gioielleria Tentazioni di Aprigliano, è un gioiello creato da un artigiano che è il signor Spadafore, un artigiano dei gioielli. Sì. Là c'è il premio della Coppa Dame e il gioiello creato da questo artigiano è offerto da Gioiellerie Tentazioni. Vai Massimo. Allora, Emilia ha ricevuto, mi hanno detto, un gioiello bello. Lo vuoi aprire? Sì, no, non vuoi, è tuo. Va bene, grazie. Un applauso a Emilia. Andate avanti, RS Plus 1006 del Cosenza Corse, Emilia Covello. Plus. RS Turbo Plus. Non ti sentiamo. Sento una zanzara sulla destra, non la sentiamo.